Il Signore Gesù disse alla folla: ancora per poco tempo la luce è tra voi. Camminate mentre avete la luce. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce per diventare figli della luce. Gesù è come la luce nella notte, senza di lui sbatti contro tutti gli ostacoli della vita. Noi non siamo più abituati al buio vero, totale. Anzi, abbiamo il problema opposto dell'inquinamento luminoso, è così grave che non vediamo più le stelle. Gesù è la luce del mondo. Si intende? Della coscienza degli uomini del mondo. È una grande buona notizia. Il guaio è che mediamente più si va avanti nella vita e più si rischia di condannarsi al buio. Ansie, preoccupazioni, stanchezza spengono la luce della vita. Delusioni, disillusioni. Quanto buio. Oggi. Il buio è il padre della paura e tuttavia sappiamo che la luce c'è, esiste e ne conosciamo la fonte, la scaturigine, è Gesù. Mamme, papà, siate luce per i figli, figli adulti, siamo luce per i genitori anziani. Due piccole annotazioni, una purtroppo negativa. Mentre col buio fisico materiale si arriva presto al buio totale, alla luce zero, con il buio spirituale si può arrivare a limiti di buio spaventosi, disumani, addirittura senza limiti. Ne sono esempio le guerre. Ma persino le condizioni di lavoro assurde, per cui braccianti indiani che fuggono dalla loro terra per la disperazione, trovano nei nostri campi condizioni molto peggiori. Trovano datori di lavoro schiavisti che li scaricano a terra con il braccio strappato via, raccolto in una cassetta della frutta e buttato nella pattumiera. Come la luce di Gesù è infinita, così il buio senza Gesù sembra infinito. La seconda piccola notazione è positiva. Segno della luce di Gesù che illumina la coscienza di ogni essere umano è il sorriso. La persona abbandona le opacità che la rendono torbida e acquista la trasparenza che permette alla luce interiore di uscire fuori e illuminare chi incontra. Non lasciamo spegnere il sorriso sul nostro volto, nei nostri occhi, resi limpidi dallo Spirito di Gesù.